Amici del tubo, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Don't Starve che continuerà la sua avventura. Ragazzi, vi ringrazio veramente tanto perché siete in tantissimi che mi state seguendo. Ogni giorno aumenta il numero di iscritti, quindi vuol dire che non faccio così schifo come pensavo all'inizio. Sono contento di questo risultato, che ci siano comunque persone che... cioè tutte le persone... devo riformulare la frase, no scherzo. In pratica che ho tutte le persone che mi seguono, ecco, ho 60 iscritti, ma qui 60 vedono i miei video. Quindi continuate a seguirmi e a inviare commenti e quant'altro. Intanto io sto facendo di tutto perché non sto più capendo un cavolo. È 2 settimane che non ci vediamo in Don't Starve, quindi bentornati. Non mi ricordo più che cosa c'era da fare. Ah sì, la macchina della scienza, però per farla mi serve. Siamo in un momento di delirio, come potete vedere ragazzi, però dovremmo in teoria farcela. Ok, allora. Sia di mazzate pesanti contro... questo non serve a nulla. Ok. Ah, me ne manca uno. Dove andare? Qua bisognerebbe andare. Vabbè, proviamo ad andare qua. Se lo trovo ben venga, meglio così. Sì, intanto avete sentito un coniglio che si è cacato in mano. Ok, via. Adesso vedo che il piccone sta quasi per partire, quindi probabilmente non dovrò tirarlo su quella pietra là. Adesso se riesco a trovarlo. Quindi se non erro la strada è questa, quindi ben venga. Eccolo qua. Adesso magari qui non trovo dei... ok, immaginavo di finirlo prima del tempo. Vai su peso. Ok. E possiamo farla? Sì, possiamo farla. Ok, andiamo. La voce un po' strana ragazzi, ma... influenza più fisce il coro. Allora, credo che farò non 3 notti ma 2. Voglio che siate voi a darmi dei consigli perché... sinceramente non vedo l'utilità di questo gameplay. Ditemi voi se volete che continui con l'ordine normale oppure se volete che faccia, che so, vado avanti io da solo e ci vediamo al terzo appuntamento, che scopriremo se riuscirai a raccattare su 30 conigli per dire. Tanto qua ce n'è a volontà, quindi in teoria si potrebbe anche fare. Questo è il mio accampamento, perché no, io ovviamente ho scelto no, ho detto di fare questo. Vabbè, fa lo stesso, va bene lo stesso, perché tanto adesso ci fico sopra e vedete che cadranno tutti i miei piedi. Detta così, mettiamo la macchina della scienza. E allora, devo tirare fuori il mio libricino degli appunti, sperando di fare alla svelta, perché... ok... quindi abbiamo il falò e dobbiamo puntare sull'orto. Allora, l'orto che si fa... non mi ricordo... ovviamente... forse qui... fattoria di base... fattoria... anche facendo tardi se vogliamo, però facciamo la fattoria di base. Ci dobbiamo piantare qualcosa, dobbiamo piantarci, si può piantare questo perché non me lo ricordo sinceramente. Intanto la mia, il mio delirio è finito, quindi ben venga. No, non voglio mangiarlo, voglio piazzarlo. E... i semi, è vero. Ma in teoria con l'etame... ok, ho sentito un brutto rumore. Comunque con l'etame poi
aspetta, cosa metterà? Sono senza legno. Quindi, wow. Ah, forse perché ho fame. Uccidiamo il coniglio e lo mangiamo anche perché... E dovremmo andare a caccia. Vedo male, adesso aspettate un attimo perché... Allora, bloom attivato. Forse la distorsione. Perché vedo male. Vedete, è opaco qua, tipo. No, aspetta. Scusate. Allora, abilitato. Schermo intero. Vabbè, questo è... Provo a fare questo. Va bene. No. Vabbè. Comunque, adesso abbiamo fatto l'orto. Dovremmo fare l'orto avanzato. Però non mi ricordo cosa si fa. Ah, l'ha fatto rimigliorando. Non ci serve solo un po' di cacca. Però c'è da farla. Teniamo su intanto i semi. Che ci serve. Sta crescendo molto lentamente. Lo so, devo andare a trovare fuori la cacca. Se riesco ad andarla a tirare fuori prima che venga notte. Ho paura di non riuscirci. No, sto facendo tutt'altro, però vabbè. Approfittiamone. Cacca! Cacca, 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 cacca! No, devo tornare indietro! Corri! Cioè, tipo, rischieremo di morire. Arrivo! Per un pelo. Quindi adesso diamo il fertilizzante. Sta crescendo molto lentamente. Non è vero, dai, è già diventata una bella pianta. Intanto questa qui è la mia nonna che sta cercando di spaventarmi, ma ovviamente non ce la fa. Molto inquietante questa serata. All'insegna del divertimento, direi. Aspetta, aspettiamo che... che spavento. Salve! Intanto mi guardano per dire, ehi, guarda che ti sto osservando perché io sono... Wow! Sono fuori di testa, ragazzi! Anche nella realtà, se volete. Ma questo lo posso mangiare. Poi divento mica normale, però no, non mi fa niente, ok. Ok, allora facciamo che... Allora, dobbiamo raccogliere intanto un sacco di questi. Cioè, non c'è neanche un... Non mi ricordo più che cavolo devo fare per la cultura... Una straficca. Intanto raccogliamo un sacco di questi che c'è bisogno. Un coniglio. Non voglio mangiare, voglio piazzare. Se me la lasci piazzare. Ti ho detto che lo volevo piazzare. Maledizione, non capisci? Gatto tipo ha salvato ora. Gatto, la mia pazzia sta via via consumandosi lentamente. Muori. Muori. È morto. Mi dicono, Scusa, non volevo spaventarti. Sono così brutto. Piazzati. Tanto io vado a casa. Far da mangiare perché sto male.
mio. Facciamo a mangiare. No, questo mi serve. Anche perché non ho più. Andiamo a mangiare. No, dove cavolo sei? No, dove sei? Qua. Serve il letame e la pietra, ok. Letame e la pietra. La pietra mi viene più difficile da trovare, caraggi. Buono, ma non faccio niente, bravi, buoni. Intanto io devo cercare di raccogliere il più sterco equino possibile. Cioè, ho trovato la miniera dei bufali. Sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. No, basta. Basta far pubblicità, se no mi ti buttano via. Ok, qua c'è una tonnellata e mezza di roba. Cacca volontà, signori. Vai così. Oh, piano, eh. Da dovete stare attenti, perché se i bufoli sono in calore... fanno il culetto. Ok, questa cosa qui mi piace poco. Adesso, quando si sta in mezzo alla vita, Wilson capisce tutto. E non ti faccio niente, tu guarda che non mi fai niente tu. Per il resto penso che una quindicina di cacca possa andare bene. 13, vabbè, anche se è 14 fa lo stesso, torniamo indietro. L'importante è creare quello che dobbiamo creare e andare a prendere anche della legna, perché vedo che qua di legna siamo nella pannocchia. Dimmi che posso cucinarla, cucino più tardi. Dunque, cibo. Ah, mi manca la pietra, maledetto. Vabbè, intanto andiamo a prendere la trappola. Sempre ci vuole. Tu! Vediamo se... tipo no. Vabbè, intanto lo faccio, tanto non succede niente. Ho bisogno di legna, sì. Ah, mi dimentico. Sì, carota. Perfetto. Dai, tagliati. Come hai bisogno della patente? Ok. Mangiati. Brutto tacchino, mamma cara, che spavento, mi ha fatto cacare in mano. Brutto tacchino, adesso qualche volta se ti prendo. Purtroppo questi 11 fiori sono inutilizzabili. Ok, le pigne non le posso più portare, quindi piuttosto più le pianto. Cioè, piuttosto le pianto. A me non mi portano di più. Ok, direi di tornare al campo base. Io quasi quasi questi li butto giù. Tanto ormai sono appassiti. No. Tornare al campo base? Devo tornare al campo base? Muoviti! Carota, carota. No, niente, dai, dopo.
Corri Jack, corri al campo base. Deve essere di qua. Sì. Solo che... forse... che volevi fregarmi, eh? Capannocchia? Fuck all! Sì, cavolo! Di tutti. Ok, cacca, 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 basta, sei cresciuto, giusto? Molto lentamente alla faccia, è già cresciuto. Lo sterco è una cosa, cioè, è una manna dal cielo. Che cavolo mi ha dato? Ah, una carota mi ha dato. No, 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 stupido uccello. Mi serviva il seme. Maledetto uccello. Scusate, ma... cavoli, mi dà anche la carota. Bravo. Mi serve la pietra. Vai, pianta. Allora, la pietra... boh, proseguiamo con la strada. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosina. Sì, va bene, t'ho visto, non ti preoccupare. Semi. Pietro. Oh, sì, 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 sì. Questo è un ottimo posto dove potersi rifugiare. Ora posso già fare la cultura media. Già avanzata, scusate. Bella vecchiaia. Però prendo anche questo. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Per il momento la nitro non ci serve, a meno credo. Un sempreverde! Se lo volessi di un altro colore? Ah, lì deve esserci un sotterraneo. No, non ti ho detto di andare giù. Niente, siamo caduti nel buco, detta così. Adesso facciamo ancora un paio di minuti. No. No, tu adesso vai su immediatamente prima che qui ti mangino. Scusate un attimo. Adoro chi ha inventato l'acqua. Allora. Sto tutto andare qui. Bravo. Ora torniamo a casa e facciamo una cultura avanzata. In modo che così poi nell'episodio scriverò abbiamo il l'orto. Abbiamo il l'orto, va bene. Abbiamo l'orto. Sì. Anche perché è la prima volta anch'io che vedo l'orto. Quindi sono eccitato anch'io nello stesso modo in cui siete eccitati. Il motore che maledetto mai che non leggo mai le istruzioni d'uso. Serve il motore alchemico, cavoli. Per farlo, vabbè, la pietra ci si può anche arrivare a fare, giusto? Potrò
potrei già farlo, però. Ok. Avviciniamo. Poi facciamo... Se potessi fare anche il baule. Lo zaino lo faccio, ma faccio a volte. Ecco dietro. Bravo. Quindi il motore chimico in teoria potrei già farlo con la pietra. Mi manca le assi di legno, ma le assi di legno adesso le faccio. Ci servono 1, 2, 3, 4. Ok. Quindi anche il motore, anche questo è fatto. Dai, manca solo ovviamente la parte più... come posso dire, più hot, che poi neanche la parte più hot, ma vabbè. Allora, sono in deficit di tutto. Questo non mi serve una mazza. Ah, la mazza. Ok, abbiamo fatto un pelo di ordine. Adesso andiamo a cercare velocemente... che è qua, dovrebbe essere in queste zone, quindi andiamo. Scusate, ti rimetto. No, l'esca te la rimetterò più avanti. Sì, ho un altro, lo so ragazzi, ne ho un altro qui, andrò a vederlo ogni tanto, ma mi ha fregato i semi, maledetto. Però vedo che sto già meglio con la testa. Più che altro il cibo che mi manca, anche se in teoria ce ne sarebbero a quantità industriali. Ok, vedo qualcosa che non mi piace. Che palle, scusate, ma l'ultima volta mi hanno ucciso proprio quegli animaletti lì, molto simpatici, se posso dirlo. Ok, ci sono dei butterfly ovunque, devo scappare. Devo assolutamente scappare, devo scappare, devo scappare, devo scappare. Scappa! Scappa, maledizione! Lo so che c'hai fame ragazzo, ma guarda chi hai dietro. Ma quanti ne ho! Mi hanno mollato! Mi hanno mollato! Meno male! Presto! Che fuoco ragazzi! Ok, ne ho fatto uno di più, ma... so che hai fame, Wilson! Un'altra carota! Però almeno uno me la fai cucinare, anzi due! Che è, fanculo lavarino. Poi le piantiamo. Questi altri due le cuciniamo. Tanto i semi vanno e vengono con piacere. Quindi direi che siamo arrivati al 9° giorno e continuate a darmi consigli. Alla fine ho fatto un episodio di quasi mezz'ora. Non sentirete il freccia segnale perché sto giro il freccia segnale l'ho lasciato a casa. Quindi mi dispiace per chi lo stava aspettando, ma oh ragazzi, purtroppo così la vita, questo segnale non può essere sempre con noi. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Don't Starve, questo è Usfa Channel, io sono Frezza e se vedo un pre!